Il vino che ho scelto di presentare oggi è un vino del Salento, siamo a Guagnano in provincia di Lecce ed è un vino dell'azienda Cantele, però prima di approcciare questo eh, prodotto è interessante raccontare un po' la storia dell'azienda è una storia affascinante e fatta di passione, di cuore di emozione come le, le belle storie nascono eh, grazie alla fusione di intenti, di cuori, di persone. E questo è successo per Cantele. Dobbiamo arrivare ai primi del Novecento, quando Giovanni Battista Cantele, che proveniva da Pramaggiore, quindi siamo nell'area fra il Veneto e la, e la piana friulana, e dove lui durante la guerra si sposta per arrivare ad Imola e a Imola eh, incontra la persona della sua vita Teresa Manara e questa donna eh, si, si legò a Giovan Battista e insieme iniziarono un loro progetto e a guerra finita eh, Giovanni Battista cantele si avvicinò al mondo del mercato del vino del vino sfuso e in quel momento il polo dove si riperivano i vini sfusi di, con rapporto qualità-prezzo eccellente era chiaramente la Puglia, il Salento un po' tanti i eh, commercianti del nord si rivolsero verso Salento per portare nelle loro regioni i vini di Negro Amaro, i vini di primitivo. E Teresa Manara seguì il marito eh, quando scese a legge. Come tutti sappiamo, il luogo dove si comprava i vini. A Lecce era sotto la statua di Sant'Oronzo, un luogo veramente, veramente evocativo, no? il luogo dove si, dove si incontravano i, i mediatori divino, i courtier, come si direbbe alla francese. Ma Teresa Manai rimase, rimase affascinata da Lecce, per la sua luce, per i palazzi incalcare Lecce ha un fascino straordinario è successo anche per me perché è bello camminare per Lecce e perdersi nelle strade di Lecce e così fu Petresa Manara che aveva rimasta affascinata quasi da un fascino irresistibile che volle trasferirsi a Lecce Lasciare il nord per trasferirsi al Lecce. La storia dell'azienda continua anche con, le, con, le, eh, con i figli, dove Augusto, che aveva studiato viticoltura a Conegliano, aveva lavorato facendo esperienze in tante cantine venete e aveva questa grande passione per fare dei bianchi. Dei bianchi eh, Perfetti dei bianchi che siano tecnicamente validi. Quindi negli anni 60 Augusto raggiunge la famiglia a Lecce e si mette a lavorare con il padre, ma lavorando anche come consulente a Guagnano a e Salentino per altre aziende, attività che ha fatto per tutta la sua vita, fra l'altro. Nel 1979, insieme al padre, Augusto e il fratello Domenico, quindi abbiamo il signor Cantere e i due figli, Augusto e Domenico, fondano le cantine Cantere a Guagnano. Con, questa, con la cantina eh, venne chiaramente logico l'acquisizione di ettari di vigna per non solo eh, comprare vini da fuori, ma diventare loro stessi produttori delle proprie vigne con la loro idea di fare vini estremamente, estremamente puliti, ben fatti. Vini con una tecnologica che eh, era necessaria e che in quel momento il Salento stava esprimendo, stava sempre più risvegliandosi. Oggi in azienda ci sono i nipoti, figli di Augusto Cantele, cioè Gianni e Paolo, di, di cui io mi pregio di essere un suo amico e di, e di conoscerlo molto bene, di avere avuto varie frequentazioni a Lecce, di aver visitato l'azienda. Quindi il, il mio union fra can, l'azienda Cantele è proprio Paolo Cantele, tra l'altro una persona che è sempre così cortese nel ehm, omaggiarci i vini anche nei nostri corsi. E, però in azienda ci sono anche i figli di Domenico, Umberto e Luisa. Nel 2003 costruiscono una nuova cantina, è veramente bellissima. Una cantina nuova però che riprende i criteri architettonici tradizionali la, delle masserie pugliesi, quindi una masseria ricostruita con l'ottica di farne una cantina molto all'avanguardia, una cantina in cui la tecnologia è il punto fermo. Oggi hanno 50 ettari di proprietà, ma hanno altri, altri 150 in conduzione, quindi un'azienda di spessore direi anche importante, notevole. I terreni che abbiamo nel Salento, ricordiamoli, sono terreni chiaramente che derivano da, una, da, un, da un deposito marino perché sono calcariniti argillose. La pietra salentina che è di alta permeabilità, con un pH subalcalino, quindi dei vini, un, un ambiente che dà dei vini sapidi che permette alla vita di vivere, nonostante la grande, grande luce e la poca acqua, ma che nel terreno, che ha tesaurizzato quell'acqua delle piogge che sono state caratterizzate durante l'annata. Le proprie vigne hanno un'esposizione nord-sud, in modo da intercettare sempre, innanzitutto, il massimo della luce e della radiazione solare. Secondo, per intercettare anche i venti, che fanno del Salento una terra straordinaria, una terra che è compresa fra due mari, quindi i venti diventano anch'essi genitrici della bontà delle, dei vini e della maturazione delle uve. Non potevo che scegliere un vino che, che eh, abbia come titolo Teresa Manara. Perché volevo sottolineare quello che è stato per tutti i Cantele la figura straordinaria di questa donna, la donna che come una musa ispiratrice ha indicato la strada, la strada che oggi i nipoti stanno, stanno eh, percorrendo, ma questo vino è un omaggio amoroso a una grande donna, a una grande moglie che ha saputo stare accanto al signor Cantele, a una madre che ha eh, ispirato e protetto i, i propri figli, ma che li ha condotti verso l'attività vinicola è verso è una grande nonna perché ha permesso ai suoi nipoti ancora di continuare in quello spirito quel che è stato quello del fondatore di Giovan Battista Cantel. La vigna da cui proviene questo negramaro è una vigna a cordone speronato e alberello una vigna che tiene da un lato l'occhio verso la tradizione l'alberello è una vigna più moderna la vinificazione è acciaio con una macerazione di 12-15 giorni a fermentazione monolattica ultimata il vino passa in barrique per un anno quindi una diciamo una vinificazione diciamo essenziale e... Ed ecco qua il nostro eh, Teresa Manara, la vendemmia è 2016, ecco qua Negro Amaro 2016, e andiamo a vedere come si è comportato anche nell'evoluzione in bottiglia. Il colore ha tenuto in maniera straordinaria, perché è un rubino pieno, solamente delle piccole nuance. Sulle bordi che fanno emergere questa nota eh, granata, è un concentrato di frutta, ciliegia, marena, prugna in confettura. Ma attenzione, c'è qualcosa che l'ambiente ci regala, questa nota di macchia mediterranea. E quasi di salmastro. E questo è, è il salento, no? Anche Mediterraneo e salmastro che si unisce al frutto. Chiaro che l'espansione nel, nel bicchiere ci porta anche a note speziate, tostate, il chiodi di garofano, la cannella, il cioccolato amaro. Il sorso è denso di volume, caldo, ma tutto è ben sorretto una vena acido-tannica. Dove il percorso in bocca eh, non è rallentato, anzi, già a metà della nostra lingua sentiamo un'accelerazione del vino, un'accelerazione che ci dà tensione, dove la freschezza fa, sottolinea un, un, ancora un riverbero tannico interessante nonostante che siano passati oltre quattro anni. Quello che poi ci caratterizza il sorso è la chiusura sapida che è dettata da, proprio dall'imprinting territoriale delle vigne di Guagnano, delle vigne salentine, la salinità di questo territorio, dai terreni calcarei. La chiusura ci riporta a una, una riproposizione fruttata, inizialmente molto dolce, ancora la marena, ancora... Questa gelatina di frutti di bosco, ma attenzione, emerge lentamente nei sentori più rinfrescanti di arancia amara e un finale pepato, pepe nero. Questa volta l'abbinamento non lo voglio legarlo alla tradizione pugliese, ma a tradizione fiorentina. Vorrei abbinarlo a un arista al forno con delle patate. Grazie Paolo. Bravi, signori cantele.